Michelangelo è venuto alla luce giovedì scorso tra le braccia del papà Stefano D'Arco nella sua dimora nel centro di Salerno, dove vivono per lavoro e sotto gli occhi sorridenti della mamma Serenella. Il parto era già previsto in casa, ma non certo con quella celerità, tanto che l'ostetrica è arrivata un minuto dopo e né il bebè né la mamma hanno mai rischiato nulla. Tutto in sicurezza, insomma. I due genitori sono di Sala Consilina e hanno già due figli. Per il loro terzo genito hanno deciso di affidarsi all'associazione Tanalupa e all'ostetrica Emanuela Enrico per iniziare un percorso che portasse poi al parto domiciliare. Si tratta di un percorso accorto e che può essere affrontato, in seguito ai vari esami specifici, solo se mamma e nascituro rientrano nei valori giusti. La storia di Michelangelo è particolare perché il parto è stato così celere che, pur se previsto in casa, è stato il papà a prendere per primo tra le mani il suo terzo genito. Nel momento in cui è arrivato all'ostetrica, la dottoressa Enrico, assistita da Sara Pisu, ha proceduto all'iter previsto senza bisogno né di ambulanza né di ospedale, né per il piccolo né per la mamma. Si tratta del secondo parto domiciliare a Salerno dall'inizio dell'anno, mentre lo scorso anno erano stati circa 10. Mai, però, era stato il padre ad abbracciare per primo il pargoletto.